con il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l'assessore Lucilla Ciravegno, un'importante inaugurazione in questa tarda mattinata, la novità che si chiama ufficio di prossimità anche per la città della Zizzola. Decidete chi parte per primo, però credo che questo comunque sia un traguardo importante soprattutto per la cittadinanza. È un traguardo importantissimo, hai detto molto bene, è un traguardo importante solo anche perché non si limita all'oggettiva inaugurazione, ma dietro vi è tutto un percorso fatto insieme alla Regione Piemonte, che ringrazio, del coordinamento, e insieme ai vari uffici del Tribunale di Asti. Va incontro a tre filoni importanti. Uno è l'aspetto delle politiche attive in campo di politiche di progettualità sociale, che come amministrazione abbiamo sempre portato avanti, ma che hanno bisogno anche di innovazione, e lo sportello di prossimità è un'innovazione, richiama la parola prossimità, che noi normalmente abbiamo alla sanità, l'abbiamo imparato dopo il discorso pandemia, ma anche nel tema giustizia si ha il tema importantissimo della prossimità, di essere vicino alla persona. Il terzo richiama proprio il termine persone, la famiglia. Qui parliamo di famiglie in molti casi già provate da difficoltà che stanno vivendo, difficoltà portate dal qualche loro caro, eccetera. Avere degli interlocutori, avere delle persone che senza dover fare 50 chilometri sono lì a spiegarti, ad assistere, è fondamentale. Assessore, il taglio del nastro però è arrivato dopo un'importante mattinata con un convegno che si è svolto nel Palazzo Comunale. Però è stato molto interessante, alcuni interlocutori anche di prestigio come il professor Cendon, che è un po' il padre proprio della legge che riguarda l'amministrazione di sostegno. Il tema è stato proprio il legame tra il diritto e le famiglie con fragilità. Lo sportello vuole essere proprio un supporto alle famiglie che hanno particolari fragilità a livello informativo e di sostegno sul tema proprio dell'amministrazione di sostegno, e vuole essere appunto un modo per essere più vicini al tribunale, in modo da evitare le code, insomma il viaggio verso il tribunale di Asti, rendere meno burocratica la fatica di rivolgersi al tribunale. E nasce proprio da un'idea del nostro ufficio, ringraziamo l'ufficio servizio alla persona con il dirigente Fabio Smareglia, che ha portato avanti il progetto nei confronti della regione, ma allo stesso tavolo delle associazioni disabili che abbiamo istituito proprio già nel 2019, verso la fine del 2019, ha posto questo problema di avere uno sportello di prossimità, e quindi è stato accolto questo tavolo, un tavolo particolarmente importante perché raccoglie tutte le associazioni della nostra città che si occupano di temi in tema di disabilità, quindi si è sempre ritrovato e continua a farlo in costanza.